Il presidente della Regione Puglia ha presentato la nuova giunta regionale. Sorprese per la provincia di Brindisi, resta fuori il fasanese Fabiano Amati del PD, mentre ricevono una delega assessorile l'ex senatrice PD Rosa Stanisci e l'ex segretario CGL Leo Caroli di SEL. Alla Stanisci va quindi l'assessorato alle risorse umane con delega al personale e organizzazione, mentre a Leo Caroli l'assessorato al lavoro. Si è chiuso un ciclo politico, ha detto Vendola, e credo che sia il contesto in cui va ripensata l'organizzazione dei lavori del governo regionale. Il presidente della Regione Puglia ha così commentato oggi, in occasione della presentazione a Bari del rimpasto di giunta fatto dopo l'elezione di alcuni assessori al Parlamento: c'è la necessità, secondo Vendola, di rendere più efficace l'azione di governo e c'è da considerare anche l'esito delle elezioni. Siamo ad un rimpasto abbastanza corposo. Incontro tra l'assessore alla qualità dell'ambiente della Regione Puglia, Lorenzo Nicastro, e il sindaco di Brindisi, Mimo Gonzales, per un confronto diretto rispetto alla vicenda del conferimento dei rifiuti dell'ex bacino BA5 presso la discarica di Brindisi. Nel corso dell'incontro il sindaco ha manifestato una serie di perplessità relative al conferimento rispetto ai tempi e alle modalità dello stesso, facendosi portavoce del disagio dei cittadini per l'accresciuto traffico nei pressi della discarica di Contradautigno. Ho assicurato il mio impegno personale della struttura tecnica regionale, ha dichiarato Nicastro al termine dell'incontro, affinché si possa ridurre al minimo il disagio rispetto al conferimento a Brindisi. Continuiamo comunque a lavorare al fine di individuare un percorso che permetta di recuperare il sito di Conversano. Nel corso dell'incontro si è parlato inoltre di raccolta differenziata, con particolare riferimento a Brindisi, per la quale l'assessore Lorenzo Nicastro, con l'aiuto dei tecnici dell'assessorato, ha manifestato ampia disponibilità di collaborazione al fine di migliorare le percentuali riferite proprio a questo tipo di conferimento. Intervento del segretario territoriale della UIL Trasporti in merito al servizio di trasporto dei passeggeri da Costa Morena a Punta delle Terrare. Il sindacato ha chiesto l'intervento del prefetto, evidenziando come i lavoratori impegnati nell'appalto che garantisce appunto il trasporto dei passeggeri che si imbarcano o sbarcano dalle navi presso Costa Morena siano stati ormai di fatto licenziati, in quanto il servizio, attivo da oltre 20 anni, è stato sospeso. Senza un servizio così essenziale, che porto è? Si chiede la UIL Trasporti. Il presidente dell'autorità portuali non ha assunto fino ad oggi decisione risolutiva in merito alla mancanza di questo servizio, situazione che non solo mette a rischio il futuro dei lavoratori fino ad oggi impiegati, mortifica anche l'immagine della stessa città. Le offerte per il project financing e per la costruzione del pala eventi scadranno il 10 di aprile, un'opera importante al quale è prevista la divisione al 50% degli importi per la sua costruzione. Tuttavia la ricerca dei privati non sembra così semplice come preventivato dall'amministrazione comunale, intanto perché le condizioni di gara danno poca libertà ai privati e ne condizionano la possibile accettazione, e poi perché la struttura così ben definita obbliga chiunque sia interessato a eseguirla così come progettata, senza alcun intervento di modifica che magari potrebbe essere più utile per la futura gestione. Ed a proposito di gestione, non si capisce bene dove saranno ubicati tutti i parcheggi nel caso di massimo utilizzo dell'adempienza. 7.000 posti, perché nella elezione tecnica e zone destinate a parcheggio non sono sufficienti e vanno integrate con parcheggi all'esterno non identificati. In ultimo, la questione pubblicità all'interno del palasport non è assolutamente regolamentata, lasciando così indefinita una delle questioni più importanti ai fini degli incassi. We'll be right back.